Salve a tutti, oggi assembleremo il gruppo termico del Cagiva VMX 190. La procedura di montaggio è abbastanza semplice. Abbiamo lubrificato tutto, la canna, il pistone, osserviamo il senso del lato scarico. Abbiamo verificato lo spinotto e abbiamo sostituito la gabbia perché la gabbia vecchia che è qui aveva notevoli segni di impatto laterale e poteva partire qualche crepa da qui. E inoltre si notava che sebbene montasse bene sullo spinotto e sulla biella, i tre componenti insieme non si riuscivano ad accoppiare perché sarà sicuramente deformata. Da questa parte avevamo già il fermo in posizione. Adesso montiamo l'altro. È evidente per molti particolari che questo è un 125 successivamente adattato alle esigenze di una cilindrata maggiore. E vediamo che lo spinotto termina con molta differenza con la spalla del pistone, appunto perché lo spinotto ha più o meno le stesse dimensioni del 125 come lunghezze. Gli anelli li abbiamo subito a ridosso dell'estremità del pistone, invece qui sono più interni. Poi il pistone al punto morto inferiore, forse nel video non si nota, ma mancano pochissimi millimetri. Ecco, il mantello arriva diciamo a 2-3 mm da quel piano lì.
Allora, adesso che è montato dobbiamo effettuare con la chiave da 22 meno un giro e c'è già una sorpresa. Possiamo notare che il pistone esce non di poco. Invece al punto morto inferiore siamo pari con le luci. Essendo questo il pistone dell'Elephant, c'è una differenza nell'altezza di compressione, che è quella che va dallo spinotto fino all'estremità del cielo. Sembra strano che sia il pistone con una compressione diversa. Potrebbe anche essere che il cilindro è stato nichelato, rinichelato più volte e quindi ogni volta che ha subito una nichelatura è stata asportata una parte del piano inferiore, che è una prassi quando si fa questa lavorazione. Può darsi che adesso questa quota sia diversa. Infatti ho appena verificato, è bastato un minuto pensarci e allora faccio vedere. Questo è un cilindro identico. Andiamo a misurare qui e abbiamo 115,5. Adesso noi prendiamo il calibro, lo appoggiamo qua. E che succede? Succede che è proprio quei millimetri che mancano del pistone. Vediamo che comincia a sfiorare anche il fermo della fascia. Come vedete, si impara sempre qualcosa. Continuate a seguire i video in questo canale e alla prossima.